Sono Augusto Vincenzo, un delegato dell'RSO di fabbrica dei lavoratori della Whirlpool di Napoli. Siamo qui oggi per combattere contro una multinazionale che oltre 2 anni fa ha deciso di non rispettare un accordo ministeriale, non rispettare le leggi di questo paese e da un accordo di sviluppo di un sito ha deciso di chiuderlo. Ha preso risorse statali ed ora invece ha messo una croce su tutti i lavoratori di questa fabbrica. Siamo ai limiti della procedura di licenziamento, a meno di 15 giorni rischiamo tutti quanti di andare per strada e il governo dopo oltre 2 anni ancora non ho trovato soluzioni per poter fermare la multinazionale, richiamarla ai suoi doveri o trovare soluzioni che permettano di garantire un futuro a questi lavoratori. Noi saremo disposti a fare qualsiasi cosa, rimarremo qui, combatteremo ogni giorno per far riaprire quei cancelli, perché è un accordo che è stato strappato, è una mancanza nei confronti non solo dei lavoratori della città ma di tutto il paese. Non possiamo permettere che attraverso gli impegni non mantenuti nei confronti dei lavoratori della Whirlpool di Napoli si apra un precedente che può essere una chiave per tutte le altre realtà produttive sul nostro territorio. Il lavoro in questo momento è l'unica possibilità che permette di uscire dalla grande crisi che ha creato il Covid e per farlo c'è bisogno del lavoro di tutti, consolidare le situazioni in crisi e dare futuro a tutti.